name, please? My name is Larry Rosato. Larry? Yes. Larry. Ciao Larry, I am Cutugno. Scusami, per esigenze di televisione, veramente. Io stasera dovrei mettermi un vestito grigio. Tu cosa ti metti? Ah, scusa, ma c'è qualcuno di forma che i vestiti che devo mettere io? Perché c'è anche tu hai già visto. Sì. La prima verità. Senta. Ma c'eri tu. È una sorpresa. Buonasera. Buonasera. Credi d'essere presente. La Rai con la mente. E l'organizzatore, il signor Ragozzini, mi hanno regalato l'opportunità di essere qui. Presunzione, che faccio in Italia anche in televisione. Mi hanno regalato l'opportunità di presentare i miei amici in questo 40° Festival di Sanremo. Spero che voi mi aiutiate, perché è la prima volta che lo faccio, l'ho fatto l'altro giorno a Toronto ed è stata una... Quindi ti lasciavo sfogare, ti lasciavo parlare, lui che non parlare già, di quel che volevi. Ciao Gianluca, avvicinati questo microfono. Di esperienze vissute pagate, mi diceva oggi Gianluca, di paure di voglio, sapete che ti porti dentro tu. Allora guarda quante belle facce italiane. Sì, che per forse dove si può cantare così. Ti poveri d'essere bello. Che ti vogliono solo per quello, ma sei una donna tu. Una donna con mille problemi, una donna coi suoi desideri e forse un'anima. Una serata come tante, le stesse facce ma ora ci sei tu. Credevo d'essere più forte, ma nel mio cuore sei è una grande rivelazione. Non dirmi che non sono sincero, che non è vero quel che provo io. Te lo presento perché è molto. Non sono mai stato così vero, e a recitare non sono certo io. Na 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 na. Mi sento come un pugno dentro, un sentimento che non ricordo più. Una serata come tante, le stesse facce ma ora ci sei tu. Andiamo sotto la doccia da Reitano. Allora, dov'è Reitano? Dov'è Reitano? Dov'è Mimo? Mino? Dov'è? Che ha fatto... Forse qui. Vediamo se c'è qui. Pronto? Vediamo se c'è qui. C'è Mino, eccolo qua. Venite. Hai fatto alzare in piedi tutto il pubblico, un'emozione stupenda. Così, a caldo, di qualcosa. Ma è bellissimo, Toto. Io tu pensi che ti avevo detto l'altro giorno... Quanto mi sono emozionato quando tu hai vinto l'Eurofest, l'emozione dell'italiano. E io sono il mister d'Italia. Chi può essere questo siciliano di Palermo? Cristian!